Aspetta, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Siamo molto felici di avere oggi un ospite dagli Stati Uniti, Romy Dolan. La ringraziamo e la salutiamo a nome del Dipartimento e anche a nome del nostro direttore, il professor Giacomo Manzoni, che appunto non poteva essere qui con noi questa sera. Romy Dolan è professoressa ordinaria di storia dell'arte contemporanea presso il Graduate Center City University of New York, CUNY, dove insegna dal 98, precedentemente ha insegnato presso l'Università di Yale. Dolan è autrice di diversi libri, come per esempio Flashback Eclipse, The Political Imaginary of Italian Art in the 60s, che è uscito di recente da Zone Books, Mural Nomad, The Paradox of Wall Painting, sull'arte in Europa tra le due guerre mondiali e a cavallo della seconda guerra mondiale, Modernity and Nostalgia, Art and Politics in France, Between the Wars, entrambi usciti per Yale University Press. Tra le sue pubblicazioni in italiano ricordiamo i saggi Favole Monumentali, L'immagine murale del ventennio, scritto per il catalogo della Mostra Post-Zanck-Dumb di Fondazione Prada nel 2018, Eclissia, italiana negli anni 60, per l'antologia Il confine evanescente, arte italiana, cura di Gabriele Guerci e Anna Mantirolo, uscito per Eletta, e l'articolo La possibilità di, un fotomurale socialista, pubblicato sulla rivista Memoria e Ricerca della rivista Il Mulino. Dolan è nata e ha vissuto un certo numero di anni della sua vita in Italia e forse anche per questo motivo che ha un forte legame con l'Italia e con la storia dell'arte italiana e con le pratiche artistiche, appunto, e le istituzioni anche museali italiane. Si è occupata in modo ricorrente dell'arte italiana dalle due guerre mondiali, con una concentrazione forse sulla pittura murale e sul realismo magico, o almeno a questi argomenti ha dedicato più a pubblicazioni e ricerche, e ha scritto saggi su artisti come Renato Guttuso, Giuseppe Fioroni e Michelangelo Pistoletto. Io ho avuto l'onore di contribuire con un saggio a un libro, appunto, a cui ha contribuito anche Romy Dolan, appunto, al catalogo della mostra Post-Zanck-Dumb, edito da Prada in occasione della mostra curata da Germano Cera nel 2018. E in quell'occasione Dolan ha scritto della pittura murale nel ventennio e lo ha fatto come di abitudine, non limitandosi a trattare il soggetto in questione, ma anche a trattare il modo in cui è cambiata la percezione di questa produzione, la percezione storica di questa produzione in un periodo così controverso, dal punto di vista di uno storico dell'arte. Vorrei qui citare un frammento di quel saggio in cui, a proposito di una serie di dipinti murali che furono realizzati per la prima Triennale di Milano nel 1933, poi sono andati distrutti, Dolan ha scritto, e cito, «Li conosciamo solo in fotografia. L'appiattimento prodotto dall'obiettivo fotografico non fa che sottolineare l'effetto di incorniciamento. Due operazioni sono in atto, quindi una è la miniaturizzazione, che paradossalmente va a operare in senso contrario alla monumentalità murale a cui aspirava appunto il fascismo. La seconda è l'anacronismo». Ecco, leggiamo in queste parole appunto una dimensione temporale che sembra essere l'interesse principale appunto di Romy Dolan, una dimensione temporale inevitabilmente anche metalinguistica, che fa della sua produzione un corpus molto speciale. Perché se da un lato apre dei privilegiati punti di ingresso nella produzione artistica del Novecento, dall'altro offre anche acute riflessioni sul modo in cui gli strumenti adoperati dagli storici dell'arte influiscono sull'interpretazione, così anche le forme di mediazione di queste opere, a partire dalla fotografia, ma oggi, come sappiamo, insomma, una serie anche di dinamiche mediali molto più estese e complicate. Nel suo ultimo libro, Flashback Eclipse, The Political Imaginary of Italian Art in the 1960s, Dolan si concentra su un periodo più recente e non meno controverso, però, di quello del ventennio, ovvero l'arte italiana degli anni 60. Discute di artisti, registi, designer, fotografi e storici dell'arte, tra cui Bruno Munari, Ugo Muras, Michelangelo Pistoletto, Bernardo Bertolucci, Carla Lonzi e Luciano Carame. Rivisita le loro opere e idee attraverso due forme non lineari di temporalità, il flashback e l'eclissi, e alla luce della loro mediazione attraverso la fotografia, il loro incorniciamento,
giusto per citare appunto la citazione. Nel suo intervento di oggi ci parlerà di questo peculiare approccio metodologico che finisce con un termine molto evocativo, che è quello di ripresa, che appunto troviamo anche nel titolo di questo incontro, ed è il risultato che quello le ha permesso di raggiungere relativamente all'arte italiana appunto degli anni 60, a partire dai quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto, di cui abbiamo utilizzato, ci siamo appropriati in particolare l'immagine anche per la locandina del nostro programma, appunto di questo ciclo di incontri, ma anche Giulietta Fioroni, Ugo La Pietra, Dada Maino, Fabio Mauri e altri. Siamo ansiosi di ascoltare la lezione della nostra ospite, ma prima di avergli fatto sentire il nostro più sincero ringraziamento per aver accettato appunto il nostro invito e attraverso un caloroso appunto applauso di benvenuto. Grazie, grazie. Bellissima introduzione, Francesco. Vorrei ringraziare Francesco Stampinato, Francesco Benelli, Franceschi. E sono, sì, molto felice e onorata di essere qui. Non sono stata a Bologna, credo, da 25 anni. Sono stata in Italia, ma a Bologna, sì, questa volta dunque torno e sono felice di essere qua. E vedremo, sì, insomma, sì. Dunque vi racconto un po' questo libro e anche altre cose che non sono ancora state pubblicate. Alla fine passerò qualcosa che non è stato ancora pubblicato e che dovrebbe essere pubblicato tra poco in un libro che si chiama, editato con testi di più persone, che si chiama Curating Fascism. Allora, sì, questo è un libro sull'Italia. Dov'è? Possiamo fare vedere? Bravo, Dante, guarda, perché. No, questi libri sono. Ah sì, ma uno non presenta i libri qua, dunque non ho il diritto, è vero? No. Sì, si può, non dovevo, ma ok, ho dimenticato, ma gliel'ho appena dato. Ok, dunque, ok. Allora, ripeto dunque, sì, un po' il piccolo, il mio abstract e poi continuo. Come rivisitare oggi l'arte italiana di un decennio così peculiare, gli anni 60, generalmente considerato dagli storici dell'arte, sia quelli italiani che quelli anglofoni, come strettamente presentista. Si è sempre detto il 68, voglio tutto e lo voglio adesso, come ci dice François Hartog. Dunque, veramente gli anni 60 come questa cosa del presente e alla quale tutti vogliono ancora oggi partecipare. In contrapposizione a questo formato, che è un po' il formato del reportage, il quale cronaca ha lo scopo di farci sentire come se fossimo lì. Il mio obiettivo è di distanziare, di rivisitare la storia dell'arte di quel periodo, ma tenendo fede alle ambiguità temporali perseguite dagli stessi artisti, e fare vedere che veramente già in quell'arte lì, anche se è vero che certi dei flashbacks e degli eclissi, e spiegherò come uso questi termini, sono anche i miei. C'è qui un po', c'è una lettura abbastanza forte dello storico dell'arte che vede le cose a ritroso. Però la chiave esce sempre dalle immagini e dai passaggi che leggerò, eccetera, e dunque dagli artisti di quel periodo, che secondo me già erano interessati a queste ambiguità temporali. Con la consapevolezza che tutti i fenomeni che verranno presi in esame in questa indagine, quadri, interventi, mostre, architettura, sono stati mediati da subito attraverso la fotografia, e io non sono una storica della fotografia. Questo è importante, lo faccio da fuori. Il termine di ripresa dunque sembra essere più adeguato. Il mio progetto è iniziato un po' per caso, quando sfogliai la biblioteca di Colombia, che c'ha tutti i numeri di Domus, dei faldoni grandi così pesantissimi, molto pericolosi da prendere fuori dal tuo scaffale, sfogliando numeri della rivista Domus, volantini, cataloghi di mostre e libri pubblicati in quei anni, cominciai a individuare trame narrative nelle immagini dei quadri spiccianti di Pistoletto. Questi quadri, adesso vi faccio vedere perché quello che mi interessava è proprio non quello che succede qua. Questo è il tipo di foto, per esempio, questa era la prima mostra di Pistoletto all'estero, in America, a Minneapolis, allora era il miglior museo di arte contemporanea. Qui abbiamo questa idea dell'opera aperta, queste figure che escono e entrano dal quadro, vero? Dunque, questi sono questi di Pistoletto, dei Ritaglia, grandezza naturale, immagino che li conoscete tutti.
continuo a farli industrialmente, di grandezza naturale di persone e oggetti banali fatti di carta velina, posta sulla superficie riflettente dell'acciaio inox lucidato. Nei quadri specchianti, lo spettatore e tutto ciò che capita davanti alla lastra d'acciaio diventano parte della scena. Per fotografarli, senza essere inclusi nell'immagine, ci si doveva muovere di lato e scattarle da un angolo. Tutte le immagini che si vedono dei quadri specchianti, non ingombrate da scorci del fotografo stesso o da tutto quello che c'era intorno, sono state ritoccate, come questa qua, come nella maggior parte delle riproduzioni a colori presenti nelle pubblicazioni di Pistoletto fatte dopo gli anni 60, che erano quelli che non mi interessavano. Quando li dissi, e per la prima volta in questo libro ho dovuto intervistare dei viventi, with mixed results, quando li dissi, andai a Biella e gli dissi sì che ero interessata a queste fotografie, Pistoletto protestò e mi dichiarò, cito: i quadri specchianti sono impossibili da fotografare, impossibili da fotografare, si perde la dinamica del presente, le foto non sono altro che un effetto collaterale. Ma questo effetto collaterale e la relazione con ciò che viene omesso dalla dinamica del presente sono precisamente ciò che mi interessava. Allora, per chiarire come intendo, cosa intendo per flashback e eclisse e come li uso in alternanza in quel libro, perché il libro è come un time machine, cioè eclisse, flashback, eclisse, flashback, che sono in un certo senso complementari. E vi spiego un po' come li uso e poi vediamo se lo vedete nelle immagini quando arrivo alle immagini delle opere. Il flashback si riferisce all'intervento del passato, a un intervento del passato nel flusso presente di una narrazione. Il flashback va usato essenzialmente in letteratura e nei film per raccontare eventi accaduti prima della sequenza primaria degli eventi della storia, per riempire un backstory cruciale. Okay. E vedrete in quello che racconto la narrativa, il plot, e per me è molto importante. E la narrativa generalmente è una cosa contro l'avanguardia. L'avanguardia è sempre stato contro la narrativa. Qui l'idea è che non c'è narrativa, si entra e si esce. Invece qui di colpo abbiamo una messa in scena che a me interessa. Spesso associata all'Italia degli anni 60, via del titolo del famoso film di Michelangelo Antonioni, questa è un'immagine di un'eclisse che poi non è in Antonioni, ma per farvi vedere, anche se sappiamo tutti che cos'è un'eclisse, questa è un'eclisse solare. Dunque, questo, l'idea dell'eclisse, che è associata all'Italia, perché tutti conoscono quel film del 62, il più famoso film del 62, è meno facilmente percettibile come dispositivo visivo e temporale, ed è più originale, penso, qui, in questo mio libro. Un'eclisse solare, come quella del film di Antonioni, al quale torneremo, è un allineamento planetario in cui la Luna oscura il Sole dalla prospettiva di chi è sulla Terra. E dunque ci sono due cose così, che passano una davanti all'altra, vero? E c'è un tipo di compressione che si crea, di spazio e di tempo, come vedremo. E anche il momento dell'occlusione, ma anche nel momento dell'occlusione totale, una traccia del bagliore del Sole rimane visibilmente dietro il disco scuro della Luna. Questa traccia di ciò che sta dietro la Luna attira l'attenzione su ciò che viene momentaneamente nascosto. È pericoloso fissare un'eclissi. Anche se uno non è consapevole, i raggi solari che sfuggono intorno ai bordi della Luna possono escoriare l'occhio. Le eclissi sono dunque considerate storicamente come cattivi presagi. È difficile da fotografare. Un'eclissi imita anche, in termini cosmici, la lente fotografica che si apre e si chiude mentre cattura il suo soggetto. Mentre il flashback rivela qualcosa che è stato omesso, l'eclissi rivela per omissione. I due, dunque, possono essere visti come opposti, ma anche come complementari. Le immagini che vedremo oggi sono costantemente in bilico tra i due. Un'eclissi, una volta riconosciuta come tale, può mascherare un flashback. Un flashback può includere intorno, dentro sé, cos'è, come avevi detto Francesco per la mise en abîme, incorniciare. Un flashback può avere dentro di sé un altro flashback,
Un'eclissi non può avere un flashback. L'eclissi è l'eclissi. Il flashback può avere un altro flashback e può avere delle eclissi. Ok. E poi c'è questo effetto, dunque, di incorniciamento, come vedremo, di mise en abîme. Generalmente si usa il termine francese. Infatti esce dalla letteratura, in particolare un libro di Lucien d'Alembach su Gide, scritto negli anni 60. D'Alembach è anche interessato all'arte di quel momento là. In ogni modo, la mise en abîme, la duplicazione, che cos'è la mise en abîme? Messa in, ok, la duplicazione della stessa immagine all'interno di un'immagine, la duplicazione di un'immagine dentro all'interno dell'immagine stessa, vedrete, che sia un quadro dentro un quadro, un film dentro un film, un testo dentro un testo, o per esempio la mise en abîme è anche comune nei sogni, quando sogniamo di sognare. I flashback e le eclissi sono per natura investigativi, perché complicano la narrazione. I flashbacks servono quasi sempre a risolvere un enigma. Le immagini sanno più di noi. E c'è in questo libro un po' un'idea di risolvere qualcosa. Infatti si legge un po' come una, un detective story. I flashback e le eclissi sono involontari e sono molto rapidi. Coinvolgono dunque, come vedrete oggi, un gran numero di immagini. Si passa abbastanza spesso da un'immagine all'altra. Perché se no non è un flashback e non è un'eclisse se non è rapido. Infatti quando i primi lettori del libro, in America ci sono tutti questi readers, no? C'è uno che ha detto, ma tu devi spiegare di più che cos'è questo flashback, devi spiegare di più come l'eclisse. No, se spiego, se non vado rapidamente, se non mi muovo vertiginosamente, non è più un flashback e non è più un'eclisse. Dunque c'era un po' questa cosa. Ok, all'indomani della guerra, l'astrazione in Italia, il momento che precede questo, fu fatta coincidere con il mito postbellico dell'ora zero. Una rottura assoluta con il passato e un riavvio della storia. Molti erano più che felici di fare eco all'affermazione di Benedetto Croce che il ventennio fascista era stato solo una parentesi storica nel percorso del paese verso il liberalismo dall'unificazione in poi. Il concetto di una parentesi permetteva da un lato una retorica di continuità storica, meno 20 anni, con un passato democratico parlamentare o in alternativa una rottura con il totalitarismo. Intanto l'umore spensierato del boom economico, diciamo dal 54 al 62-63 di questi anni, era stato poco congeniale all'autoriflessione storica. Io comincio nel 63, comincio al momento della congiuntura, che è un momento di rallentamento economico e di anomia. Un'anomia che secondo me si vede in queste pose, in questo tipo di malinconismo torinese, ma che è al di là di Torino. Il linguaggio corporeo represso dalle figure profilate sulle lastre d'acciaio e l'installazione in gallerie di queste opere di Pistoletto ritraggono una borghesia in transizione dall'impegno politico immediato del dopoguerra alla disaffezione psicologica della fine del miracolo italiano. Come i protagonisti della famosa tetralogia di Michelangelo Antonioni, l'avventura, ecco sì, con Monica Vitti, che come sapete è morta 3 giorni fa, l'avventura, la notte, l'eclisse, Deserto Rosso, tutti fin dal 60 al 64, questo è il linguaggio delle figure di Pistoletto e anche il modo in cui escono. Voi capite che dunque il quadro, insomma, qui vediamo quello che fa Pistoletto è solo questo, tutto il resto è la galleria, vero? E queste figure che escono e che sono tagliate così dalla cornice. Queste figure incarnano la situazione dell'Italia nel 63, possiamo pensare anche a questa qua, ne abbiamo molti chiaramente, al momento dunque di questa cosiddetta congiuntura che marcò un punto di inflessione economica in cui l'ottimismo degli anni, dei 15 anni che seguirono la guerra e anche dell'amnesia di questi 15 anni sul fascismo, mostrò i primi segni di inversione. E un'altra cosa che mostro e vedrete è che questa cosa, è vero che l'Italia, sai, in America se si vuole parlare dell'Italia si deve assolutamente parlare di fascismo e questa è una cosa che a me non mi piace perché è too much, poi è tutto packaged così. Però sa che in questo libro c'è momenti, vedrete, di flashback su, no, sulla resistenza, su anche resistenza durante la guerra, dopo la guerra fino al 68, ma c'è sempre il fascismo, c'è. E generalmente quando si parla degli anni 60 si parla sempre di un momento, no,
così, in un momento, un decennio che non ha memoria. Ok, allora, vediamo qui, per esempio, vi faccio vedere due situazioni abbastanza estreme e poi avremo tre episodi e mezzo in questa lezione, come chiamate. Allora, per esempio questo momento qua. Qui siamo in sala espressioni di proprietà di Ideal Standard, abbiamo Pistoletto qui seduto, davanti ai suoi tre quadri specchianti, dal quale abbiamo le ragazze da balconata lì del vostro poster. Chi è Ideal Standard? Produce dei sanitari da bagno, però ha una sala espressioni dove mostrano arte o situazioni o diciamo allestimenti, questa specialità italiana. E stiamo a via Wepli, non più a Torino, a Milano. Tre specchi con le figure viste da dietro che guardano verso l'esterno, verso il vuoto, o più prosaicamente verso ciò che si riflette nello specchio, in questo caso una delle più eleganti strade commerciali di Milano. Qui abbiamo una mise en abyme perché quando si sta fuori da questo negozio, no? Che si vede, allora si vede persone che vedono, no? C'è il doppio specchio, c'è la riflessione della vetrina e c'è questa cosa che è quasi murale. Una delle rare volte, infatti, abbiamo qui proprio come una pittura murale di Pistoletto. Qui vorrei citare, questa sarà la mia lunga citazione qui, anche se generalmente in conferenze non si dovrebbero fare citazioni, ma voglio darvi un po' il senso del tipo di scrittura che mi interessava e non solo le opere. La persona che scrisse il piccolo volantino per questa mostra fu Ettore Sozzas. Ettore Sozzas lo conosciamo, Memphis, cose con gli anni 80, ma Ettore Sozzas infatti quando vide questi specchi e scrisse due o tre volte su Pistoletto diventa uno scrittore e dice ricevo, la prima volta era su Domus e questa volta su questo volantino e su Domus aveva ricevuto le foto in bianco e nero di questi specchi e dice sì forse, dunque c'è un momento barthiano così alla Roland Barthes, dove Roland Barthes dice sapete quando si vedono delle foto ci si immagina sempre c'è il punctum e il studium e tutte queste cose qua e qui abbiamo un punctum, allora leggo la grande questa lunga vertiginosa descrizione da parte di Sozzas e che in un certo senso, ecco qui si abbiamo tutti e tre, ce n'è che esistono solo in bianco e nero, non ho mai trovato la foto a colori di questo, perché questo è anche con lo sfondo, questo è degli anni 60, là. E poi vedrete delle referenze a delle cose così, agli ultimi momenti dell'eclisse, che sono i momenti, perché qui abbiamo le scene, ok, più ovvie, no? Delle figure viste davanti e dietro come in molti. E qui avremo, vedrete una cosa vertiginosa, se avete visto il film, negli ultimi 7 minuti ci sono queste foto standstill che in un certo senso sono apocalittiche, perché è il momento prima dell'esplosione atomica, non sappiamo, dobbiamo decidere di che cos'è questa eclisse. E qui abbiamo la stessa angoscia in un testo dunque scritto 2 anni dopo l'eclisse per questa cosa in questo negozio, che poi non c'è nessuna guerra atomica via Wepli, dunque è una cosa un po' così strana. Allora cito. La storia è cominciata con il Trini Castelli, che era il cugino infatti di Trini, il critico, che è quello a destra, appoggiato, qui lo vedete a sinistra alla balustra, con la barba e l'impermeabile nero lucido come li portano i pescatori di merluzzi dei mari del nord. E lì viene da me, così i personaggi sono già due. Il terzo entra nella storia quasi subito ed è il Trini perché il Trini Castelli mi fece vedere le foto dei quadri di Pistoletto e mi raccontò la storia di Pistoletto, amico suo, che esponeva le sue piastre di acciaio da Sonaben da Parigi e che ad ogni modo era, a vedere le foto, un tipo che vedeva il mondo a modo suo, anche lui appoggiato alla balaustra? A guardare in un buco, non si sa bene che cosa, la fossa dei serpenti, una cava di marmo, una partita di calcio, la lezione di anatomia, il funerale di Marilyn Monroe, il nostro funerale, l'entrata delle truppe, l'uscita delle truppe, il torrero incornato, la consacrazione dei vescovi. Io feci vedere le foto del Pistoletto alla Domus e la Domus le pubblicò. Così le vide il Ponti che disse a Pistoletto di fare la mostra per la vetrina di Wepli e allora il Pistoletto venne da me e disse, se li scrivevo, come si dice oggi, la presentazione.
Il giro dei personaggi sembra chiuso, ma nella storia, intanto, c'era entrata anche altra gente, altri ti guardavano nella fossa, anche lo Sperone, quello della Galleria Torino, che espone i pittori pop. Diciamo così, tanto per dire, un ragazzo magro che sembra non trovi mai la soluzione, sempre febbricillante, vive a Campagnola, un paese vicino a Torino, con la sua mamma molto malata, e lui, cioè, questo continua così, dunque... Chi saranno le ragazzine di via, queste qui, saranno le ragazzine di via Cibraio dove abita il pistoletto o le ragazzine di Carmagnola che la domenica mattina passeggiano su e giù per le strade, per la strada principale? È la storia che diventa un po' misteriosa, chi sono? Dunque abbiamo questa idea dunque di partire dal presente, Marilyn Monroe, poi si passa alla guerra, poi si passa a questo anacronismo della città verso la campagna, no? Queste ragazze, dove dice sì, pistoletto, chi sono queste ragazze? Guardate che giù guardano giù nella fossa, ragazze col bel vestito della domenica, le belle calze tirate, le belle scarpette del calzaturificio di Varese, le ragazze che aspettano. E ci vuole anche quel tale, certamente, quello che si volta a guardarmi in faccia, che si gira come quel tale che si è girato la mattina, che lo volevano fucilare, qui abbiamo una scena di Rossellini, che l'avevano fatto sedere sulla sedia faccia al muro e frammenti distanti prima che gli sparassero si era girato a guardare da dove veniva la morte. Questo è la Roma città aperta. Dunque tutte queste referenze sempre molto... critiche, no? Cryptic. Dovunque, dentro e fuori, da una parte o dall'altra, non c'è altro che un'attesa interessata e attenta per come andrà a finire lo spettacolo, il suspense che si lega fino alla fine, l'unica realtà che ci tiene in piedi. L'ha capito Pistoletto, maledizione, questa faccenda? L'ha capita Pistoletto? Se uno lo cerca, non sa mai se sta di qua o di là dei suoi filtri di acciaio inossidabili. E poi da tutte e due le parti. Fine di... allora, questo si potrebbe analizzare senza fine, ma questa idea tre decenni, il dentro e il fuori, l'Italia moderna, perché okay, l'Italia provinciale. Fermiamoci adesso per esempio su un'altra scena, questa qua. Qui abbiamo Alpino, un giovane in divisa, visto da dietro, mentre si stringe alla fidanzata in questa mostra che fu la prima ad esporre in Italia l'intero contingente pop americano, anche questo da Sperone, poi abbiamo qui, vedete, abbiamo Liechtenstein, abbiamo Tom Wesselman, abbiamo Rosenquist, abbiamo qui... Car Crash di Warhol, insomma, cioè tutto quello che si doveva avere nel 65. E a mezzo abbiamo questo Alpino. Pare che infatti questo Alpino, non solo Pistoletto era il solo in questa sala, come fu per molti anni il solo nella sala pop del Museum of Modern Art, che questa sala pop era una sala assolutamente americana, e così doveva essere, perché il pop è americano, è un'egemonia totale americana negli anni 60. E c'è Pistoletto che diventa l'osservatore, ma anche lo specchio, perché è invisibile. Dunque è una condizione molto equivoca Pistoletto in queste cose, perché tutto si rispecchia in lui, ma lui fa solo rispecchiare, non fa altro che rispecchiare gli altri. In ogni modo, abbiamo questo quadro qua. Cosa succede in questo quadro? Vedete che di fronte, qui immagino come funziona, abbiamo solo due foto e mi interessa come funziona questa cosa. E alla fine cosa abbiamo? Abbiamo prima cosa l'idea di Alpino, ok? Che mi interessava, e che cos'è un Alpino? Un Alpino è una persona che attraversa due guerre. Ci sono gli Alpini futuristi, qui adesso smetto di leggere così andiamo. E poi c'è questi Alpini a Torino, prima gli Alpini a Torino, perché andiamo sempre a ritroso, ok? La liberazione di Torino. Queste scene, e sappiamo che Pistoletto era un bambino a quel momento, si erano nascosti in montagna con la famiglia, e questa scena qua. E poi gli alpini qua, che sono alpini redentisti, sono alpini, abbiamo destra e sinistra, in certo senso abbiamo due lati della politica italiana, o anche tutte le problematiche della politica, chi sono questi alpini? Ok. Qui abbiamo un'altra foto, questo vedete cosa succede? Abbiamo l'alpino, si possono appena leggere questi. Questo è bene, queste sono le foto di Bressano, che era il fotografo preferito di Pistoletto. Infatti lui usava le foto di Bressano anche per i suoi ritagli. Vedete cosa succede? Abbiamo Wham, che è la guerra della Corea. Questo è
Liechtenstein che fa i fumetti su che sono dei fumetti particolari della sua infanzia, anche lì abbiamo e cosa abbiamo? Dopo abbiamo quattro guerre, abbiamo prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, la Corea e siamo nel 69, abbiamo Pistoletto che attraversa e che ride e guarda qualcosa fuori con un'irreverenza che è molto sessantottina e che dice fuck you alla guerra del Vietnam. Capito? Abbiamo quattro guerre, dunque abbiamo una grande compressione che è possibile solo per riflessione e solo perché gli specchi stessi funzionano come delle macchine fotografiche. Abbiamo la foto di una cosa che anche lui fotografa, dunque grande compressione di tutto il secolo. E questi sono questi momenti dunque che mi interessano del libro. Compressione tramite il flashback e otturazione ad altri momenti. Questo in questo senso qui non si ottura, qui sì. Ok. All right. Nel 1900, sì, ok. Dunque ho detto quello che avevo detto qui, abbiamo questa cosa qua. Questi sono due momenti più interessanti, ma tutto succede tutto il tempo in quasi tutti le foto dei suoi quadri in questo momento, e in certi momenti più che altri. Adesso vorrei passare a un altro momento degli anni 60. All'inizio abbiamo dunque questo pop che non è pop. Pop e non pop, che è un pop malinconico italiano, ok? E dunque diverso da un pop che vuole essere americano. No, è quasi un commento sull'America, un commento sulla storia, un commento, un pop filosofico, ok? Anche se pop, insomma, world è sempre filosofico e qui non stiamo a dire che non lo è, ma era un pop che non vuole necessariamente essere in competizione con l'America, grazie a Dio, perché non si può. Si perde, non è possibile. Qui abbiamo allora un libro che mi è interessato, dunque qui siamo alla metà verso la fine già degli anni 60, e abbiamo questo campo urbano, vedete interventi estetici, ok. Delle cose così sono successe in molte parti dell'Italia negli anni 60, c'è stato un libro molto carino di Alessandra Coccella che racconta di 20 città italiane ci sono state queste cose qua. La più famosa è ad Amalfi, ma c'è a Fiumalbo, a Varese, e sempre nelle città di provincia. Qui dunque siamo a Como, che è una città di provincia, e quello che mi interessava qui è che abbiamo un libro fotografico. Non mi interessa, diciamo oggi, non mi interessa il presente, non voglio necessariamente sapere solo cosa è successo. Mi interessa come è stato ripreso quello che è successo, e non solo come è stato ripreso con una sola macchina. C'erano più fotografi, ma c'era Ugo Mulas che è il più bravo, e guardiamo Ugo Mulas. E c'è questo libro che è stato designed, messo in pagina da Munari. Adesso pensiamo a Bruno Munari. Mulas è conosciuto, Mulas è uno degli anni 60. Munari era già una persona anziana a quel momento, aveva già percorso quasi tutto il XX secolo. Gli anni del fascismo, dopo il fascismo, dopo il fascismo. Dunque abbiamo due persone di due generazioni differenti che sì. Poi abbiamo Luciano Caramel che è uno storico dell'arte che così si è messo un po' a organizzare delle cose a un certo momento, che era noto essenzialmente per, come sapete, scriveva sull'astrazione a Como. Dunque la cosa unica è questo libro, meraviglioso, ne posseggo una copia, l'ho completamente distrutto per poter fare le foto per questo libro perché vengono dall'archivio, ma non solo. E adesso guarderemo cosa succede qui. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo a Como 40 artisti che insieme a musicisti, architetti, critici dell'arte, vigili del fuoco, elettricisti e il pubblico locale si impadronirono di Como e di parte del suo lago per un giorno, il primo settembre 1969. Ciò che distingue campo urbano, e ogni volta vediamo dunque questo è il libro, no? Aperto così. Abbiamo spesso 6 o 8 foto per intervento, ok? E non li guarderemo tutti. Quello che distingue dunque è che c'è questo libro e che c'è una consapevolezza storica di uno storico dell'arte, Caramel, anche se non so quanto Caramel avesse da dire in tutto questo, ma alla fine il libro ha un senso storico. A un arco storico che mi interessava, non è nel momento. E anche il modo in cui usarono il centro storico problematico, come vedremo, della città di Como come cornice.
in un modo anche lui molto consapevole. Ok, allora, alcuni interventi, altri interventi, come detto, negli anni 60, usarono la pagina stampata come piattaforma documentaria. La troviamo nei giornali, lo troviamo anche per tutta la performance, in Avalanche, in tutti i paesi. Qui abbiamo veramente questo photobook, e questo photobook è bello. A me mi è piaciuto il fatto che è bello, ok? Ogni mezz'ora un altro intervento, mattina, pranzo, fino alla notte, dentro la notte. Ve ne mostrerò due o tre, perché poi vi farò vedere come, infatti, questo libro non è fatto per... è fatto per scattare, per farci pensare per associazione a delle cose del passato e non solo del presente. Qui abbiamo Gianni Petena, che è un artista non invitato, allora lui appese subito i panni, molte cose sono sulla piazza, e dice infatti perché siamo tutti sulla piazza, e lui appende davanti al Duomo i panni sporchi della politica italiana, o i panni, possiamo leggerlo come vogliamo. Questo è anche un momento in Italia dove c'è l'idea che tutto si fa ad hoc in arte e che c'è poco controllo, perché è fatto con le istituzioni, non è che questi occupano, però c'è anche questo senso che in Italia le regole non contano, e questo è il bello, e questo permette all'Italia di avere delle bellissime azioni nei spazi pubblici, dei belli movimenti di piazza, che non sono sicura che si possono avere in Francia o in altri paesi, dove è molto più complicato avere questo tipo di cose. Allora abbiamo questo, davanti al Broletto, qui abbiamo l'ex pittore nucleare Enrico Bage e i suoi compagni, che indossarono finte divise e medaglie per simulare un colpo di Stato, e qui abbiamo anche lì referenze a più momenti, fascismo e dopo, ma tutto fatto in un modo così, molto grottesco, molto parodico. Usando un ruolo progettato per dipingere strisce pedonali, dipinsero un'enorme bandiera italiana sul marciapiedi di fronte al Broletto medievale, già, che è vicino alla cattedrale, dunque abbiamo sempre il Broletto alla cattedrale, che è il municipio di Como. Opuscoli furono lanciati dai balconi e distribuiti al pubblico ammassato di sotto, mentre un'orchestra suonava finte melodie militari. Dunque abbiamo qui un'adunata. Bruno Munari che invita adulti e bambini in cima alla torre del Broletto a piegare pezzetti di carta e lanciarli in basso come dei piccoli aerei. C'è sempre questo lato un po' fonaif di Munari. Un altro, l'architetto, designer milanese, Ugo La Pietra, che liberò, secondo le sue parole, la principale arteria commerciale della città, il Corso Vittorio Emanuele, dalla sua costrizione consumistica, costruendo un tunnel di legno e ricoperto di plastica nera, opaca, per bloccare la vista dei passanti sulle vetrine della strada. Giuseppe Chiari, un compositore fiorentino legato al gruppo Fluxus, e il soprano Franca Sacchi, che tesero cavi elettrici dalle finestre del Broletto e dalla sua torre attraverso la piazza per produrre un'arpa gigantesca. Collegato a microfoni e autoparlanti, l'installazione sonora includeva sirene, auto, due lavastoviglie e un frullatore. Dunque molto Cajun, no? Dopo i fischietti, i tamburelli, le armoniche furono distribuite al pubblico, questo è il momento il più partecipativo, i comaschi furono invitati a suonare letteralmente la loro città. Questo è quello, una delle opere che mi interessa di più, perché ci torneremo in due minuti, riflessione. Nel libro c'ho pagine e pagine su questa cosa qua. Riflessione ideato dall'architetto Mario Di Salvo e l'artista concettuale Carlo Ferrario, un duo di Como, i quali allinearono una serie di specchi ai piedi della facciata del Duomo, destabilizzando l'edificio attraverso una miriade di riflessi e forzando i loro concittadini a ripensare la loro relazione con il monumento più iconico della città. Un registratore nascosto lì sotto uno specchio in fondo al pozzo, qui abbiamo di nuovo l'idea del riflesso, di cemento a forma di fonte battesimale, emetteva frammenti di musica e slogan politici quasi inudibili. Non si capiva esattamente che tipo di slogan erano. Qui siamo quasi siamo dopo il 68 e prima dell'autunno caldo del 69, come un festival di fine d'estate prima dell'inizio di scontri più violenti tra studenti, come vedremo, e polizia. Dunque, non si capisce cosa sono questi slogan registrati durante una recente dimostrazione. Di notte, da Damaino portò tutti a guardare le placche fosforescenti, le sue placche lì, adimando la placida distesa dell'acqua del lago.
Ancora qui, abbiamo qui questi quattro qui, che questi artisti qua, che sono membri anche del gruppo T, ex gruppo T, che disegnarono un perimetro speciale sulla piazza del Duomo, le 21:15 per tempo libera, struttura temporale, abbiamo dunque temporale, vero, e temporale in uno spazio urbano, arruolarono pompieri, elettricisti locali per rivisitare gli idranti della città, per requisire gli idranti della città, producendo un temporale artificiale, mentre gli autoparlanti emettevano suoni registrati di pioggia che cadeva, i proiettori proiettavano luci verdastre, interrotte da lampi, per stimolare fulmini che colpivano il pavimento bagnato. L'azione sincronizzata durò esattamente 15 minuti e la giornata si conclude con un rumoroso dibattito tra artisti e pubblico fino dentro passato la mezzanotte. Niente potrebbe essere più del momento di Campo Urbano, ripreso da Mulas con la sua Olympus in mano, senza la quale non rimarrebbe traccia di quel giorno. Un anno dopo il maggio parigino e le manifestazioni alla Biennale di Venezia che interrompero quasi la Biennale, poi ci furono persino, non c'è un'università a Como, ma ci sono le scuole, anche lì c'è la citazione. Tutto questo chiaramente è connesso a questa cosa qua, non c'è dubbio. Quello che mi interessa però è come queste foto infatti il loro scopo è di innescare una serie di associazioni con episodi della troppo breve storia di un'avanguardia collettiva e partecipativa italiana interrotta dal fascismo. Allora, nel libro, e qui forse avrei dovuto portare ancora più immagini, ma ho deciso di smettere, adesso chiaramente sono proprio quelle che avrei voluto portare, c'è dei flashback, per esempio qui su il cinema neorealista, e in particolare su un film che si chiama Miracolo a Milano e le baraccopoli di questo film del 51. Qui abbiamo dei flashback su i futuristi che buttarono nel 1911, sappiamo, a Venezia, milioni di volantini, eccetera, che fu in un certo senso il primo participatory event, no, dell'inizio dell'avanguardia, dove i futuristi a quel momento erano ancora un modello per Dada. Abbiamo qui davanti alla cattedrale, allora i futuristi non abbiamo foto, niente a quel momento là. Per questo abbiamo per esempio una o due foto dei Dada intorno a André Breton, intorno di fronte a una chiesa a Parigi che si chiama Saint-Julien-le-Pauvre, e con degli ombrelli perché pioveva, dove Breton fa delle recite anti-militariste, eccetera. Dunque abbiamo questi flashback visuali di cose che Munari conosceva perfettamente bene e dove noi, si spera, o qualcuno, un italiano, uno storico dell'arte, qualcuno potrebbe avere avuto questi flashbacks a queste cose qua. Questo, di nuovo, è prodotto solo visualmente, non è esplicito, niente è mai completamente esplicito. Una cosa però, rivisitare i movimenti di piazza in Italia voleva anche dire rivisitare delle adunate fasciste. E per esempio qui, e non vi faccio vedere le foto delle adunate, ma le foto delle adunate davanti a questo palazzo, questo è il palazzo il più famoso di Como, non il Broletto e non il Duomo. Questa è la casa del fascio con un inquadrante, che era un giornale molto importante, che gioca un ruolo importante per me in questo libro. Avevamo per esempio Terragni, che è comasco, che allinea il Duomo, questo, per dire uno sarà rimpiazzato dall'altro. Guardate come sono messi, vedete quanto siamo vicini. Questo Campo Urbano gira in tutta la città, ma lì non ci va mai, lo evita completamente. Dunque questo che abbiamo qui è un'eclissi, non solo perché è spiazzato e non ci vanno, perché non ci vogliono andare chiaramente, ma anche perché vedete come abbiamo un palazzo davanti all'altro. Queste sono le mie foto, sono andata, ho dovuto misurare, eccetera. Stanno in piazza, certo che si vede da dietro, ma non ci si va. Non ci si va perché non ci si deve andare, perché sarebbe troppo. Perché questa è l'omissione, e l'omissione per la superposizione. La cosa che era ancora più interessante è che le più famose foto di
in questo palazzo qua, questa cosa qua, usa il vetro non solo come vetro, in particolare la vetrata dell'entrata. Questo tutti sanno che l'architettura moderna usa il vetro, ma è interessato alle riflessioni. Cos'è riflesso? E la riflessione fa che questo palazzo funziona come una macchina fotografica, cosa che è stato detto di certi, per esempio Beatrice Colomina ha scritto su Adolf Loos, eccetera. Ma una riflessione che è politica, perché cosa abbiamo qui? Quadrante era un giornale super moderno e super fascista, ok? Bontempelli se ne occupava, eccetera. Cosa abbiamo? Vedete la riflessione del Duomo? Qual è l'idea? E tutto si riflette qua, si riflette persino sui tavoli, si riflette dappertutto. L'idea è che il Duomo si riflette dentro la Casa del Fascio e sarà, e occupa questa Casa del Fascio, dunque abbiamo una cosa mnemonica, ma anche l'idea di uno che rimpiazzerà l'altro. Guardate cosa succede qua. Qui succede un po' la stessa cosa. Abbiamo una serie di specchi. Questi specchi riflettono la facciata e sono messi solo davanti e di lato e mai dietro. Dietro, abbiamo un dietro. Dietro avrebbe riflettuto la Casa del Fascio. Dunque abbiamo tutta questa cosa di specchio, un po' come in Pistoletto di nuovo. Lo specchio produce questo back and forth and back and forth, dove una cosa è nascosta, e appare, va rinascosta, eccetera. La cosa anche che è interessante, poi adesso dobbiamo veramente muovere, è che quell'anno, il 69, allora ho intervistato Caramel, no, noi Terragni, no, infatti non ci interessava. Un anno prima aveva parlato a un grande simposium sotterraneo organizzato da Bruno Zevi a Como. Questo non me l'ha mai detto, sono io che sono andata a cercare nell'architettura di Zevi. Tutti e questo Di Savio partecipò. Dunque è chiaro che Terragni gli interessava a tutta questa gente. E questo è il momento della rilettura di Terragni nel 68-69. Come si fa in Italia per avere modernismo che è un modernismo eccelsio ma fascista. Dunque questo problema diventa molto importante nel 68-69 ed è completamente occluso da Campo Urbano. Dunque ho tutte queste cose che funzionano, le facevo quasi un lavoro da detective che era, e poi quando l'ho detto a Caramel per esempio, perché sì, interessantissimo, sì, dunque era tutto d'accordo, solo che lui non l'aveva detto. Ok, allora abbiamo questa cosa qua. E qui, e così, e cos'ha, e qua, e qui per esempio vediamo un articolo di Trini, questo Tommaso Trini che ha scritto un po' su di tutti, come sapete, in quel momento, ma vedete come è descritto. Questa è un'immagine che piaceva a tutti, perché anche vediamo Mula stesso che fotografa, lo vediamo, dove lo vediamo? Sta lì all'angolo, insomma, ok, lì una... Ma lui lo descrive come un'estensione teatrale completamente nel presente, perché non perché se non è vero che sempre la domenica i comaschi, sì, non, perché i comaschi, le riviste locali erano tremende, tutte contro, insomma sì, che cos'è questa cosa, ma nessuno parla di che cosa c'è dietro, okay, allora che cosa è omesso, all right. Adesso passiamo dunque a quell'ultimo momento del libro e entriamo, infatti alla fine vado fino al 73, nel libro mi fermo così al 70-71. Volevo guardare questa mostra che nel mio lavoro ha funzionato come un palinsesto, qui la faremo non come palinsesto perché è già abbastanza complicato così, ma l'idea è che uno quando guarda le mostre dovrebbe pensare a come una mostra fa riferimento ad altre mostre. E questo si capisce spesso da come è fotografata. Qui siamo di nuovo fortunati che c'è stato Mulas. Mulas è la mia chiave in tutto questo. Il poverino è morto nel 73, proprio al momento. E anche fare attenzione al contenitore di una mostra. Dov'è la mostra? Cos'è il contenitore architettonico e qual è il suo charge, insomma, la sua storia, problematica o non problematica. Okay. Allora, qui abbiamo questo col poster un po' ridicolo perché stiamo a Roma, non so perché dobbiamo avere Davide, poi sembra stare in bikini quasi, vabbè. Ma insomma, è un positivo negativo e abbiamo questa mostra bellissima, Vitalità del negativo nell'arte italiana, 1960-70, dunque una mostra che copre 10 anni, retrospettivamente, in un modo particolare. Questo è Achille Bonito Oliva,
giovane stella nascente a quel momento, era la sua prima mostra importante, la sua seconda mostra, la più bella secondo me, che è la mia preferita in questo libro, si chiama Amore mio, l'aveva fatta 4 mesi prima, questo ve la lascio nel libro, ma questa era quella a Roma, e a Roma, come sapete, tutto è sempre molto surdeterminato, sovradeterminato. E questa mostra, invece di muoversi, allora, prima abbiamo il movimento così di Pistoletto, di queste figure che sembrano tutte depresse, cioè. Poi abbiamo questo movimento di piazza ancora libero, più o meno libero e giocoso a Como. Qui abbiamo un cul-de-sac, abbiamo uno spazio dove sembra stare in uno spazio senza uscita, come vedrete, una mostra cupa, violenta. Ok, e il contrario di Celant. Celant, siamo tutti comunitariamente bene, facciamo tutti bella politica di sinistra, eccetera, eccetera. Abo e Celant sono sempre così da lì in poi. A me interessa Achille Bonitoliva perché è politicamente ambiguo, come lo era quel periodo, complesso e anche più disturba un po'. Ok, allora qui abbiamo questa cosa, stiamo a Roma, Via Nazionale. Allora, questo palazzo qui... è un palazzo dunque neoclassico, ma umbertino tecnicamente, costruito al momento dove Roma, dunque proprio il periodo dopo l'unificazione, dove Roma fa tutti questi palazzoni, e si scende Via Nazionale, si arriva era per collegare Termini, no? Fino a Piazza Giuno, per arrivare dunque al monumento del 1911 giù per la collina, e abbiamo questo. E però nel 31 fu completamente ripristinato per le quadriennali. Le quadriennali sono le mostre fasciste, sono le mostre, veramente le mostre del regime, le mostre che celebrano l'arte del regime, dunque tutto rifatto. Okay. È un palazzo dunque non fascista, ma tossico, anche se si chiama la curatrice... perché ringrazio qui una delle curatrici, e mi dice: ma Romy non è fascista, tu non puoi usare il termine tossico, dunque l'ho un po' tolto, tossico, ho usato altri termini, ma è un palazzo problematico. Ok, allora siamo là dentro. Cosa succede in questa mostra? Questa mostra è una mostra che alterna nelle sale per il visitatore delle stanze, molto, è tutto installation, è tutto arte anni 60, poca arte povera, un po' di tutto, come vedete qui, vedrete di nuovo Gabriele De Vecchi, Enrico Castellani, dunque gente di diversi gruppi messi insieme da Bonitoliva. Quello che mi interessa è l'alternanza tra stanze di una luce accecante e stanze buie, stanze dove abbiamo delle opere dove qui, chiaramente molto messa in scena qua, ma una lama, no? Che taglia, insomma, dunque il visitatore visitava questa cosa molto deconcertato, ma anche ogni stanza per artista, non mettiamo gli artisti insieme, non c'è vita comunitaria, ognuno chiuso da sé nella sua stanza, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, di nuovo, Fabio Mauri, La Luna, dunque sì, si passa, poi questa cosa qui, questo è uno degli artisti preferiti, per better or worse, di Bonitoliva, a destra qua abbiamo Vettor Pisani, dove abbiamo una, veramente, di nuovo, una luce veramente da interrogatorio, che o prima tagliava il corpo, e qui abbiamo invece queste scene tipiche di Vettor Pisani con... una modella, questo porcellino d'India incatenato a un aggeggio scorrevole su un tavolo di ferro che aspetta sulla luce spietata di potenti proiettori una possibile morte, mentre una donna, modella, artista con occhiali neri se ne stava immobile sotto un orologio che ticchettava. E abbiamo anche molto di questo ticchettare, di gocce d'acqua, ticchettare, dunque molto inquietante. Eh? L'atmosfera, questa è la parola che dobbiamo usare, inquietante. Vitalità fu accusata di ricordare nella sua atmosfera cupa e violenta le tante mostre che si erano svolte in queste stesse sale negli anni 30. Provocò alcuni critici di accusare Bonitoliva addirittura di aver fatto rivivere la seduzione fascista. In particolare, per esempio, critici più anziani, romani, chiaramente di sinistra, Enrico Crispolti, Cesare Vivaldi, nelle pagine di NAC, il notiziario dell'arte contemporanea, che furono spietate. Cito Vivaldi,
Il clima di molte sale di vitalità del negativo riecheggia stranamente, in effetti, per uno di quei curiosi contrappassi della cronaca che ogni tanto si verificano, a certo e certo a insaputa dei giovani e giovanissimi esibitori, espositori, quella famigerata mostra della rivoluzione fascista. In altri tempi, guarda caso, ospitata dallo stesso palazzo delle esposizioni. Fu soprattutto in questa stanza, l'entrata, l'atrio, che Vitalità si dichiarò un evento scenografico. Alla ricerca di un modo per simboleggiare il titolo di Bonito Oliva per la mostra, questa vita del negativo che nessuno capiva che cos'era, ipotizzavano i critici che cos'è, il pensiero negativo di Hegel, di Schopenhauer, di Heidegger, di Nietzsche, di Adorno, di Marcuse, Sartogo, un architetto dunque che lavorò più volte con Bonito Oliva, divise la rotonda del palazzo in due, come vedete a sinistra, avvolgendo la cupola nell'oscurità. Entrando in questo spazio, normalmente a soffitto a volta, chiaro, i visitatori videro le proprie sagome ingrandite, proiettate su quattro schermi a livello del suolo. Il gesto chiave fu l'involucro di Sartogo, un nastro nero in forma di X fasciato che fascia le colonne del perimetro sopra la testa dei visitatori. Questa è la mostra del decennio fascista, no? La mostra che tutti conoscevano queste foto, sai, forzavano, tutti i bambini dovevano andare a vedere, bla bla bla. Qui cosa vediamo? La X è stata rotata, una rotazione di 90 gradi, fu dunque metaforicamente deposta. Lo spazio fu insomma negato e sovvertito. La X del 10, la X del Dux, dice la X proprio così, no alla X. E questo è invece, dunque non è fascista, questo secondo me è esattamente il contrario, è una sovversione mimetica, la chiamo. Che è un termine che esce da Bataille, cos'è la sovversione mimetica? È una strategia che impegna il nemico nel suo proprio campo, ma in modo obliquo. Un'altra cosa che mi interessa in questa mostra, e ancora più in Vitalità, in Amore Mio, è l'idea del tradimento da parte di Bonito Oliva, con la solidarietà settantottina dell'avanguardia. Tradimento è stato detto che tradimento, io dico che non è tradimento, in verità è una visione reale di quello che stava succedendo in Italia nel 70 alla soglia degli anni del piombo. Dunque, due cose, sovversione mimetica, tradimento. Ecco un'opera che mi interessa molto, cui andremo più presto, è questa di Giosetta Fioroni, l'unica donna in questa mostra, l'unica artista pop. Avete una bellissima opera che abbiamo appena visto a Mambo, di lei nel 67, buona ragazzetta, così, cosa voleva dire crescere durante il fascismo, bla bla bla. Okay. Questa è questa stanza dei paesaggi, Villa Valmarana, Vicenza, questo è il titolo. Chiaramente questo non c'entra niente con Villa Valmarana, ma sono dei murali, sono disegnati, sono stati immediatamente distrutti dopo la mostra. E cosa vediamo? Vediamo qui delle piattaforme che vanno così. Là, e vediamo, e c'è anche altri piccoli disegnetti, a quel momento uno che si chiama Strada del Mare. Vedendo Strada del Mare ho detto, questo ho capito cos'è, questo è Euro. Qui stiamo passando da Roma, Strada del Mare, EUR, le piattaforme, eccetera. Cosa abbiamo qui? Una foto di Mulas. Questo è stato uno dei miei momenti, così ho detto, wow, dove sono io che comincio a avere dei flashbacks, e vedo lei, così, che guarda fuori, e vediamo queste piattaforme, questa è la notte e la sera dell'apertura della mostra, e questo è così. That's what we're seeing. Qui abbiamo una scena del conformista, con questa pelliccia, che chiaramente questa è degli anni 20, 30 diversi. Quest'idea, la piattaforma, guardare, mi interessa molto l'idea del fuoricampo, dove dico che, come dice Rancière, non esiste il fuoricampo è sempre lì, il fuoricampo non esiste, è tutto politico, anche il fuoricampo è politico. E abbiamo questa cosa, questa foto di Vitalità mi permise di leggere tutta la mostra di nuovo come un film, e come in particolare questo film di Bertolucci, Il conformista, che fu uno dei primi film, esce esattamente allo stesso momento di questa mostra, ha gli stessi, questa atmosfera cupa, elegante, bianco e nero, e anche, qui adesso veramente andiamo più presto, Bertolucci, anche lui fu accusato di fascismo.
E lui dice stesso, perché di questa fascinazione del fascismo, e dice di questo fascino del fascismo, questa eleganza, e dice: è vero, io ho deciso, ho detto a Godard, sì, ti tradisco, faccio un film fascista. È chiaro che tutto questo, in quotation, l'idea dunque di Bertolucci a quel momento, ed uno dei suoi, secondo me, pochi buoni film, il suo ultimo buon film, diciamo, ma un film straordinario. Guardate queste cose qua, vedete? Qui abbiamo queste, uno potrebbe dire questo è un pseudomorfismo, io dico no, questo è così che gli artisti pensano ed è così che noi dobbiamo pensare, le cose che si assomigliano e che in fin dei conti hanno storicamente un momento di incontro, così, così, ok? Ok, qui abbiamo Trintignant e Dominique Sandat che stanno lì a Montaigne. Abbiamo di nuovo questa idea di questi specchi e dell'eleganza che abbiamo anche in Pistoletto, questo problema dell'eleganza, che è una cosa che negli anni 60 non ci pensiamo mai, questa cosa che questo problema della cosa che è troppo design, che è troppo bella, ok? E questo è veramente un momento interessante, perché questa è una scena importante. Allora, voi sapete la storia del conformista, è un questo Marcello Clerici va a Parigi a vedere il suo professore e gli hanno, a questo momento era diventato fascista, e la verità è che lui va a Parigi e gli è stato ordinato, insomma, di uccidere il suo professore di università, ok? E il suo professore, questo Clerici, è un esule del fascismo. Dunque abbiamo di nuovo nel libro questa cosa di Parigi come in campo urbano, dove Parigi è 68, qui Parigi di nuovo è il posto che rappresenta la resistenza o l'italiano che resiste come i fratelli Rosselli, eccetera. Infatti la fine del film di Bertolucci è un po', esce dalla storia dell'assassinio dei fratelli Rosselli, e tutto questo lo vedo nella mostra, in un certo senso. Quando intervistai, è il libro del 51, by the way, è di Alberto Moravia, il libro ha meno flashback del film. Adesso ho letto molte cose che paragonavano al flashback e nel film più che nel libro. E voglio dire che questa mostra, e in particolare il modo in cui è fotografata, crea questi flashbacks. Ok. Quando ho intervistato Achille, lì, Bonito Oliva, gli ho detto, senti, guarda, io ho questa idea, perché sono andata a intervistarli sempre quando avevo già deciso tutto. Allora ho detto, questo è il conformista, cosa credi, cosa pensi? Oh, sì, un film che mi piace tanto, però. Però nel fatto sta che nessuno ci aveva... Allora, queste cose vuol dire che poi basta... Un storico dell'arte può tornare dal curatore, dall'artista, e dirgli cosa ha visto e sedurre l'artista. Vuol dire, siamo tutti partecipi alla lettura di queste cose. Ok? Voglio finire adesso. Allora, qui abbiamo questa. Ah sì, questa è dunque una scena abbastanza tremenda, perché va ed è solo con il suo professore in questa stanza e lui gli parla. Insomma, abbiamo dunque questa cosa di rompere lo spazio in due, tutta questa scena sul Platone, un po' banale. Un momento un po', sì, che siamo nell'ombra, non vediamo la verità, perché siamo tutti nella caverna, ma lui fa questo segno così, e non si capisce che cos'è questo segno, ma è chiaro che cos'è questo segno. Ok, e il professore non lo sa leggere ancora, lo dubita che cos'è questo segno, ok, e alla fine verrà ucciso con la moglie nella neve. Ok, voglio finire con questo, e poi, ok, 5 minuti e chiudiamo. Questo, di nuovo, le vicende di questa facciata. Questo per un libro, penso che a questo punto la storia delle mostre, non so, io ho i miei dubbi sulla storia delle mostre, a dire la verità. Sono partecipe, ma penso che c'è troppa roba sulla storia delle mostre, e che molta gente non sa guardare le mostre come... Allora, la mostra deve essere una machine à penser, un meccanismo per pensare, e anche una forma simbolica, se no non va. Dire cosa c'è solo lì, la cronica di cosa c'è nelle mostre, senza capire il soggetto nascosto forse di una mostra o cose così, secondo me non è interessante. Ma in ogni modo, allora, qui abbiamo un libro che uscirà tra poco, che si chiama Curating Fascism, vuol dire qui siamo sulle mostre, sul fascismo curate dopo il fascismo. Tra poco avremo anche dei libri sui libri, le libri sulle mostre, dei libri del... Insomma, è diventato veramente un po' too much. Ma ho partecipato e ho scritto questo testo, che si chiama Umbertino, perché a dire la verità, vedere con Humbert di Lolita. Ecco, questo ve lo lascio,
da indovinare dopo. Mi interessava questa facciata. Cosa abbiamo? Abbiamo Costantino Dardi, lui è come Pietro e come Sartogo, gli architetti che quando non hanno troppo da fare fanno le mostre. E cosa fa? Nel 73 abbiamo questa quadriennale. Questa è una quadriennale che era progettata nel 69 e ripetutamente così annullata perché c'era non si poteva fare niente nel 68-79, gli spazi erano sempre occupati. Cosa vuol dire? Che è stata in una dirottata anche da vitalità del negativo. E tutto questo, questa mostra, guarderemo solo questa facciata qui e un interno, secondo me è stata pensata questa quadriennale che di colpo diventa super presentista. La quadriennale prima era noiosissima, tremenda. Poi qui adesso siamo di colpo molto bravi, facciamo vedere roba tutta molto così. Le quadriennali degli anni 60 sono tremende, quelli degli anni 50 ancora peggio. Milioni di artisti, insomma, niente, veramente meglio la biennale. In ogni modo, qui siamo tutti alla page, siamo diventati presentisti e abbiamo questa mostra che si chiama La ricerca estetica dal 1960 al 70, che è la terza parte di questa quadriennale che durò 3 anni. Anche lei però spostata dal 69 al 73, interrotta da vitalità. Vitalità è tutta, abbiamo detto, cupa, fascista, problematica, violenta, non sappiamo cosa dire. Qui abbiamo questa cosa qua. Come leggere questa cosa qua? L'idea è, allora, come la leggiamo e cosa ne facciamo? Abbiamo una ripresa fotografica identica del palazzo, dunque una controfigura. Vabbè? Allora, c'è 2 o 3 diversi modi di leggerlo. In un certo modo, cosa abbiamo qui? Abbiamo qui, dunque, ha detto una mostra buona, una mostra tutti insieme, tutti nelle stesse sale, curata da un comizio, non un curatore, dunque neanche c'è la, vuol dire qui siamo tutti sempre insieme, 7-8 curatori, dove nella stanza vicino all'atrio dove avevamo visto questa ex abbiamo opere dunque contro il Vietnam, qui poi abbiamo, vedete qui in fondo l'Italia d'oro appesa upside down come Mussolini, dunque abbiamo tutte queste cose che è chiaro il loro messaggio e vanno anche discusse insieme in una sensazione di, era molto importante per loro ricollegarsi con lo spirito comunitario del 68, in questo spazio attiguo all'atrio. Dunque è il contrario di vitalità. E abbiamo anche Fabio Mauri con le sue, perché siamo come in un teatro qui, che riimagina i ludis giovanile sportivi della gioventù fascista con proiezioni, dunque è completamente ovvio, sappiamo a questo punto che stiamo rivisitando il fascismo, che il fascismo non va, eccetera eccetera. Invece quello che era interessante di vitalità è che non si sapeva che cosa rappresentasse. Ok, cosa abbiamo qui dunque per finire? Cosa leggere in questa facciata? Questa facciata secondo me però rimane un incipit postmoderno e non sappiamo esattamente come leggerla. Si può leggere in 3 modi e con questo finiamo. Si può leggere come un incipit del postmoderno che dice non esiste distinzione tra la maschera e ciò che sta dietro di essa. Butta la maschera e trovi il suo doppio. E dobbiamo pensare cosa vuol dire questo in un momento particolarmente equivoco, di nuovo nel 73, dove tutte teorie cospirative della destra, della sinistra extraparlamentare, violenza, dove abbiamo questa cosa, dunque questa mossa postmoderna, ironica e un po' depoliticizzata. Si potrebbe però anche leggere come un flashback al 51, che fu l'anno in cui la quadriennale torna a essere nel suo palazzo Umbertino. Ok, perché era stato metà distrutto durante la guerra, insomma stava in molto brutto stato, era stato spostato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, la prima quadriennale, e torna nel 51. Quello che mi interessò in questo articolo che esce tra 3-4 mesi è come nel 51 tutti si rinnamorano dello stile umbertino, uno stile che era stato completamente disprezzato tanto dai fascisti che dai modernisti, come si trova queste grosse cose inutili, eccetera eccetera. E allora qui abbiamo tutti questi articoli, ritorna Umbertino al palazzo nel 51, quanto è bello, in verità le case,
molto, tutti sono molto commossi, ok? E ho tutte queste serie di meravigliose citazioni di tutti i giornali, quanto è bello questo palazzo, anche se è vero che un'opera più umbertina di questa non si poteva immaginare, questo aggiornamento è meraviglioso, per chi lo sa a memoria, sì, sono come i baffi bianchi dei nostri nonni, insomma c'è tutto questo innamorimento del fuori moda, no? E mi sono detta, ma perché nel 51? Cosa succede nel 51? Perché l'umbertino vuol dire prebellico, la belle époque, la spensieratezza, è un modo fuori, anche il momento in cui nel 51, per esempio, a Milano, la Triennale, c'è questa cosa barocca lì di Fontana, è un momento così di fantasia, di volere dimenticare. E lo stile umbertino permette di fare questa cosa qua, ok? Guardate questo articolo qua, mi sono veramente divertita con questo, perché cosa abbiamo? Qui abbiamo Quadriennale, questo è nel 55, nacque in un'Italia, qual è il titolo? Lo vedete, si legge appena qui, la Quadriennale, nata in un'Italia che si credeva fascista, mentre in realtà era umbertina. Questo è veramente ancora uno di questi titoli nell'Espresso. Questo è l'archivio della Quadriennale. Feci la foto, avevo questo problema qua, non vedevo, vedete, credeva di essere fascista, ma era umbertina, non riuscivo a avere tutto il titolo come si deve. Perché? Perché è stato piegato nel 55 in tale modo che abbiamo un tipo di cadavere schifo, dove è umbertina o fascista, non riesce a essere i due. Ho detto, ma questo è veramente sintomatico, che questo qui, questo archivista nel 55, nel faldone, perché io chiesi la buona foto, ho detto, io non posso pubblicare una foto dove la metà del titolo, e mi mandarono questo. E questo, secondo me, era molto interessante a livello dell'archivio. Umbertina, fascista, fascista, umbertina, e ecco, questa è una cosa che mi interessava, anche essa, come un tipo. Allora, finiamo qui. Cosa però succede? Allora, abbiamo anche la facciata sbagliata, perché vedete, qui abbiamo dunque il re, abbiamo qui Vittorio Emanuele, qui siamo nel 31, a dire la verità, che scende le scale della prima Quadriennale, non c'è Mussolini, non si vede, e sono tutti in frac, sono vestiti, questa è una foto del 31, sembra stare durante il periodo umbertino, questa è l'idea. E Mussolini visitò il giorno dopo, separatamente e non in uniforme. Dunque l'idea è di fare vedere nel 51, al momento dunque abbiamo detto di dove c'è questa parentesi, eccetera, eccetera, vogliamo pensare a delle belle cose, questa cosa umbertina e questo palazzo che doveva essere in un certo senso il fulcro del posto dove si vuole dimenticare le mostre della rivoluzione fascista. Finisco con questo. Però quello che succede, perché alla fine anche questo è una c'è un lato un po' sovversivo, vedete che lui lascia la sua foto proprio sotto l'iscrizione, dove Dardi lascia scoperto, dunque eloquente, la parte in cui Pio Piacentini, nell'83, papà di Piacentini, architetto fascista, anche questo, dove Pio Piacentini aveva dedicato il palazzo al suo re, Umberto I. Soprannominato il re buono, Umberto I era anche chiamato il re mitraglia, per la sua spietata repressione dei dissidenti in patria e nelle colonie. Sopravvissuto due tentativi di assassinio da parte di anarchici, fu ucciso da un terzo anarchico a Monza nel 1900. Qual è il messaggio di Dardi? Secondo me. La Belle Époque, quella dello stile umbertino, era bella solo di nome. La ripresa fotografica della facciata nel 1973, che è un anno veramente duro nella politica dell'inizio degli anni 70 in Italia, rifletta come si va letta come un monico contro le troppe riabilitazioni politico-architettoniche nella storia di questo edificio apparentemente immortale. Grazie. Ok, il grand tour. Mi chiedo sempre com'è dovermi ascoltare se fossi nel pubblico. Grazie Romy Golan, veramente ha tanti spunti di riflessione e sicuramente ci saranno delle domande, dei commenti dal pubblico, ma ne approfitterei per avanzare una mia riflessione. Please.
Dunque, la questione dell'incorniciamento è ricorrente in tante delle cose che hai mostrato. Incorniciamento anche inteso proprio in senso geometrico, quasi proprio ortogonale. Per esempio, l'immaginazione di campo urbano, proprio l'immaginazione delle fotografie, no? Lo spread, in qualche modo poi fa eco anche a quelli che erano i quadri specchianti. Comunque l'idea di così, relazionarsi a uno spazio delimitato, ortogonale, all'interno del quale succedono delle cose. Allora, volendo vedere lo stesso tipo di problema dall'esterno, cioè da fuori dall'Italia, per esempio, a me è venuto in mente Michael Fried, quando parla del minimalismo americano, lui, no? Art and Objectude, lui parla di questa dimensione teatrale, no? Theatricality, lo uso in inglese, per fare riferimento a come, per esempio, nei cubi ricoperti da specchi di Robert Morris ci sia questo riflesso dello spazio espositivo. Di fatto, lo spazio espositivo diventa una specie di sistema scopico, no? All'interno del Che lui quale odia. Sì. lo spettatore vede se stesso riflesso e vede se stesso all'interno di quello spazio. C'è una dimensione performativa che è presente in tutte le opere di cui hai parlato. Poi, vabbè, altri casi, altri paesi, per esempio, il Movimento Tropicália in Brasile, Alicia Clark e Lluís Sica, anche loro lavoravano sulla geometria, no? Il neoconcretismo. Quindi, comunque, anche in quel caso lì è una geometria da travalicare, no? In tutto ciò, però, ecco, abbiamo parlato di tempo, abbiamo parlato di questo tipo di eventi anche effimeri, però senza mai veramente andare a sottolineare quanto è importante questo elemento performativo. So che oggi noi appunto abbiamo avuto prima una discussione, abbiamo avuto una full immersion così nella storia, diciamo, in una parte della storia della performance a Bologna, passata dal Mambo, e così tu hai preso subito le distanze dall'idea di performance, no? Io non mi occupo di performance, però di fatto, no, abbiamo così, hai discusso tanti eventi performativi in cui c'è un elemento comportamentale che magari non è quello determinato dal stage su cui Marina Abramovic o altri performer hanno realizzato le loro performance in quegli anni o anni poi, anche un po' successivi, ma in qualche modo è un tipo di performance che coincide con la vita. Ecco, non so se questo può così Sì, ma il funzionare per performance te. coincide con la vita, mentre l'incastramento delle cose, lo so, guarda, adesso questo testo, sai, di Michael Friede, si può leggere, insomma, mi fa impazzire questo testo quando lo insegno perché non so mai cosa dice esattamente, perché insomma, perché poi di Lieberman anche lui decostruito, eccetera. Cosa potrei? No, penso che hai ragione. Potrò solo dire che la differenza qui penso che in un certo senso è più involontario. C'è una sensazione, ho l'impressione spesso quando guardo queste opere, non so quanto questa cosa che io descrivo fosse volontaria e calcolata, e non so se l'incastramento, è vero che è tutto incastrato, ma è tutto incastrato sempre nell'arte, perché questa è arte, l'incastramento è la sua autonomia, Non è e incastrato. l'arte è sempre autonoma, è per questo che gli artisti vogliono sempre dire che non lo è, perché lo è sempre, e gli architetti adorano l'autonomia come tema, perché è pericoloso per loro, perché sanno benissimo che l'architettura non lo è mai. Ma dunque, sì, c'è una teatricalità, dovrei pensarci. Qui c'è narrativa, c'è delle cose che dovrò pensare di nuovo, perché Michael Fried ogni volta mi butta così e dunque non so come. Ma certo che c'è un lato performativo, ma dentro l'opera? Non credo a questa cosa di arte e vita particolarmente. Ma sì, hai ragione, cioè certamente, anche se non ho mai visto lì dei riferimenti a Michael Fried, ma chiaramente tutti avevano letto quel testo. L'uso dello specchio anche solo eloquente. Sì, Aprirei. no, dovrò riflettere, ma io, no, queste domande, il problema è che spesso presento, non so come rispondere. Adesso è il momento di aprire, ma ci penserò. I'll get back to you, come si dice agli allievi, no? Quando non si sa in classe cosa dire. No, perché l'incorniciamento sembra essere veramente una caratteristica di quel periodo. Per esempio, tu prima citavi Fontana, gli ambienti spaziali non sono incorniciati. Ma io penso che l'incorniciamento c'è sempre in arte. Sempre, non solo, diverse, semplicemente più o meno involontario o volontario, non
incorniciamento, embeddedness in tutta l'arte, no? Aiutatemi quelli del passato, no? C'è sempre. L'idea del fuori campo che in realtà è in campo. Sì, è questa l'arte, l'incorniciamento. Vuol dire che c'è questa cosa, questo perimetro, e che facciamo attenzione a questa cosa che è dentro, c'è un dentro e un fuori e un dentro, se no, è per questo che non c'è arte e vita, c'è solo il tema di arte e vita, ma capisci? E c'è anche questa idea del racconto, in un certo senso racconto delle storie, e devo dire che recentemente, adesso poi sto zitta perché voglio sentire di voi, ma ho letto Ancière, io adoro Ancière, tutto Ancière, ma c'era questa cosa della mise en scène, di come è permesso di pensare l'arte, lui lo fa in ai stessi, se adesso sto scrivendo una cosa un po' così, insomma, provo a fare una cosa un po' così, dove uno può inventare, pensare delle cose, delle messe in scena di finzioni. E poi c'è il lato warburgiano. Io qui non vi ho fatto vedere il pezzo il più bello, secondo me, del libro, e dove c'ho una scena di campo urbano, che non vi ho mostrato, perché sennò qui si passava ancora mezz'ora, dove c'ho una figura che traversa questa cosa lì, questo, l'ultima cosa che vi ho fatto fare vedere, che c'era l'acqua per terra. E un giorno cammino via dei Giubbonari e arrivo dietro alla statua su Campo dei Fiori di Giordano Bruno, e lo vedo da dietro. E ho detto, ma questo è questa foto. Questa foto, che vedrete di Mulas, eccetera, eccetera, e si vede il cappuccio. Chiaramente, e cosa succede? Su questa piazza, l'ho detto, ma questo è troppo folle, non posso cominciare a fare questa cosa warburgiana, sappiamo che Warburg, perché volevo lavorare come Warburg, che Warburg era interessato a Giordano Bruno. Poi ho cominciato a mettere i pezzi insieme, ed è vero, se si mettono i pezzi insieme spesso tutto cade al suo posto, non sempre, ma spesso, che su Campo dei Fiori c'erano tutte le manifestazioni e le dimostrazioni del 68, in solidarietà con i francesi, perché siamo vicino a piazza, al Palazzo Farnese, a Piazza Farnese. Allora, di colpo avevo Giordano Bruno 68, come è stata costruita questa statua? Con i soldi di tutti gli studenti, che ancora costruirla al momento in cui fu costruita era un gesto 68 alla fine dell'Ottocento. Insomma, si possono... Adesso questo cosa di Giordano Bruno, chiaramente Munari e Mulas, non c'è modo. Questo, però ci sono dei momenti dove, secondo me, uno dovrebbe potersi permettere di fare delle cose così, anche se uno non è Warburg. Ok, dai, fatemi delle domande, perché so che spesso gli studenti in Italia ne fanno molto, sono timidi. Ok, per favore, allora, non si sente. No. Allora. Non sono uno studente, ma ci provo. Se posso, volevo fare una domanda sul metodo che è emerso dalla tua conferenza. Il metodo, perché sicuramente sentire mettere insieme Pistoletto con Antonioni, la vitalità del negativo con Bertolucci, Giordano Bruno con 68, è molto affascinante. Forse, ecco, in Italia mi verrebbe da dire, siamo poco abituati a un metodo del genere, no? Allora volevo chiedere, che è molto affascinante, ma forse anche rischioso, volevo chiederti se posso, ecco, una domanda, cercando di semplificare, di banalizzare, di riassumere, ma che cos'è la storia dell'arte per te? Come si fa storia dell'arte? Come si fa storia dell'arte? Che cosa ti proponi facendo storia dell'arte, no? Perché sì, se questo per molti di noi, soprattutto nel quadro italiano, quando si incaraglia dalla filologia, a molte persone vengono i brividi. Lo so. Ecco, se mettere insieme appunto Giordano Bruno, Pistoletto, Eclissi di Antonioni, okay. Sa chi te la tende, come fai? Ecco, allora il metodo, ripeto, ecco, se posso fare una semplificata domanda, per te che cos'è fare storia dell'arte? Come si fa a fare storia dell'arte e che cosa ti proponi facendo storia dell'arte? Okay. Allora, provo a ripetere la domanda, perché so che da casa è meglio, perché c'è il rischio che non sentano bene. Sì. Che cos'è per te la storia dell'arte in termini di metodologia, alla luce di questo tipo di così, appunto, passaggio di confine tra le arti visive, il cinema, la storia contemporanea, la storia del passato? Okay. No, è una buona domanda, è una domanda giusta, e in particolare, visto che vengo da fuori e parlo agli italiani della loro arte. Di arroganza. Ok, prima cosa direi solamente questa cosa di l'eclisse, eccetera, eccetera. Ci sono dei passaggi già allora di John Ashbery,
era un americano, ma John Ashbery, un poeta che era anche un critico, e lui ripetutamente, e anche Trini a un certo punto, ci sono stati dei paralleli ancora allora, e questo nel libro lo ammetto, non è qui, non potevo fare tutto con l'Eclissi, con Antonioni. La gente vide questo parallelo con Antonioni, questo non è mio. Quello che è mio è questa scena incredibile di Sozzas, eccetera, eccetera, e Sozzas, eccetera. Dunque, c'è già stato allora nei giornali. La gente prendeva dei rischi, perché questi sono critici, non hanno nessuna responsabilità, e John Ashbery ancora meno, perché è una number one. Numero due, adesso, cos'è per me la storia dell'arte? Ogni libro, adesso ho 63 anni, dunque ho una sensazione di avere... Sì, anch'io ho avuto il mio piccolo itinerario. Il mio primo libro che è uscito dalla mia tesi era completamente diverso, era molto lineare, andava da Verdun a Vichy, come mi hanno accusato i francesi, in un treno che andava così, che non si fermava mai e lo hanno odiato. Ok, secondo libro era transmediale, quello di Mural Nomad, che erano su dei murali che non volevano essere murali, o dei non murali, era come Guernica, che sembrava un fotomurale. Ogni volta faccio una storia dell'arte un po' diversa, questo non è un metodo. Vorrei che la gente, adesso, io adesso poi non toccherò mai più gli anni 60, ho chiuso con gli anni 60. Non voglio più, e poi tutti gli anni 60 non so niente, non voglio più. Dunque, non ho è una proposta, è successo così per me. È successo anche perché l'Italia è quasi un cliché di dire che l'Italia si ricorda del passato. Infatti ho avuto un po' paura a certi momenti di dire queste cose. E non ho voluto fare come per esempio nel catalogo di, come si chiama, quello che ha fatto la mostra di Pistoletto, come si chiama, Carlos Basualdo, che paragonava queste ragazze lì alla stanza dei sposi di Mantova. Non è quello che volevo fare. Non faccio dei paragoni con il Rinascimento. Dunque, questo libro è più associativo. È più associativo ed è più di questo, perché pensavo, perché non è la prima volta che mi chiedono delle domande un po' complicate su questo libro, ho fatto una o due presentazioni e già, ma, per esempio, perché non uso psicanalisi, perché, ma c'è una cosa che direi, ho letto Maurice Abzuac, questo nome difficile, questo francese che è un po' il padre delle memory studies, lei ha scritto negli anni 40-50, ma anche prima, dove c'è un'intersezione in questo libro tra la memoria nazionale, memoria delle cose che sappiamo tutti e la memoria individuale, che è un po' la mia, o immagino che è quella di Munari, o immagino, e c'è sempre questa intercezione. Ma è certo, è vero, c'è libera associazione qua dove uno può dire, io so che David Friedberg, ero lì all'Accademia, quando gli ho fatto questa cosa di quando lui gli ho fatto una lecture quando ero lì, perché di come si chiama, dunque di Giordano Bruno, ha detto alto là, scusa, io qui non seguo proprio, tu lascia Warburg a noi tutti uomini in middle age, eccetera, come osi fare una cosa così? E gli ho detto no, io faccio questa cosa, perché no? Sì. Ma dunque è così, ma il mio prossimo libro potrà essere molto diverso. Forse lei vede un'arroganza in questo, ma io vedo il desiderio di usare, di fare, di pensare un po'. Ho voluto mettermi un po' nella testa degli artisti. Io dico perché fa parte dell'arte in questo modo, per cui volevo il conforto, critica. È che sicuramente ho avuto molto piacere a scrivere questo libro, ma anche molto paura. Non è che sia così, no. Soprattutto se penso nel panorama italiano, non è che sia così accettato, no? Che uno possa parlare di questo momento e incrociarlo. Ma io ho un piede dentro e un piede fuori, sono un'americana, ecco, allora, dei metodi americani, sono cresciuta qui, sono israeliana, tecnicamente non ho niente di italiano. I genitori sono israeliani. Dunque è tutto un po' così, un po' mishmash. Sì. Adesso uno deve decidere. Sì. Sì, no, ma capisco, è vero. C'è gente che assolutamente a certi momenti non vuole seguire, proprio non vuole fare questo salto. Beh, possiamo dire che è una metodologia che è un modello che però nello stesso tempo non è replicabile, nel senso che è personalizzato in questo caso, sì, anche da te stessa tra questo... Sì, cioè, ma gli altri possono fare il loro, ma è personalizzato perché certe cose le ho fatte io, ma voi potete fare le vostre. Gli artisti pensano così,
ho voluto dire che questo è questo libro sugli, era il mio libro più inventivo, non so se lavoro sempre così e ho anche avuto un po' paura, infatti mi perdevo, scrivere questa cosa è stato un po' editato questo, avevo un editor perché mi perdevo completamente in questi flashback, dentro il flashback e fuori dal flashback, e sognavo la notte di queste cose, non ci capivo più niente, ma è stato difficile, ma ho voluto, è uscito così. Prego. Allora. Ed è storico, e sempre c'è una cosa storica, è quello che voglio dire. Il 51 c'è questa cosa umbertina, c'è la piazza ed è vicino a... c'è sempre però un link. Se non trovavo la colla, il chiodo, la cosa che... allora c'erano cose che ho dovuto completamente abbandonare. Dunque è un linchpin, come si dice il linchpin? Così. Un po' come per esempio The Shape of Time, dove Kubler dice che ci sono dei momenti dove due periodi storici si toccano così. E non pensiamo a queste cose perché si toccano. Comunque, uno dei grandi motivi per il quale io stimo Rob Corante, non solo come storica dell'arte, è che ha questo podio molto privilegiato che mi permette di vedere l'arte italiana dal di fuori, ma allo stesso tempo dall'interno, perché ha una formazione che parte comunque dall'Italia, ma con libri francesi, eccetera. E quindi tu sei in una condizione in cui poi quello che Carlo Ginzburg chiama la distanza critica, cioè vedere le cose da una distanza che ti fanno vedere in maniera diversa. Ecco. Proprio Ginzburg nel suo ultimo libro, La lettera uccide, scrive una frase con la quale io sono profondamente d'accordo, e però volevo sapere il tuo parere, perché è una frase che poi si riconnette a quello che Claudio ha appena domandato. Quindi permetti di leggere questa frase, che è contenuta in un saggio in cui Ginzburg ritorna sul concetto. Allora, lui dice, la microstoria ha dato la possibilità di sovvertire alcune gerarchie preesistenti grazie all'importanza intrinseca, dimostrata a posteriori, dell'oggetto analizzato. Quindi c'è la questione dell'oggetto. Poi però aggiunge, siamo ben lontani da ciò che è stato definito anglo-globalismo, il privilegiare con esiti involontariamente imperialistici studi di letteratura comparata scritti in inglese, basati su studi scritti prevalentemente in inglese, riferiti a testi letterari scritti prevalentemente in lingue diverse dall'inglese. Però voglio assumere il parere del pubblico da casa, si può dire, vogliamo rileggere la citazione, la microstoria ha dato la possibilità di sovvertire alcune gerarchie preesistenti grazie all'importanza intrinseca dimostrata a posteriori dell'oggetto analizzato. Siamo ben lontani da ciò che è stato definito anglo-globalismo, di privilegiare con esiti involontariamente imperialistici studi di letteratura comparata scritti in inglese, basati su studi scritti prevalentemente in inglese, riferiti a testi letterari scritti prevalentemente in lingue diverse dall'inglese. Riassumendo, la domanda riguarda un po' il tuo posizionamento, le mie fonti, rispetto alla realtà, usi in realtà entrambe le bibliografie. Ma non ho quasi secondary sources inglesi in questo libro, ma non ho tante secondary sources italiane. Perché? Perché? E ho molte citazioni, e poi è difficile tradurre l'italiano, come sai, la cosa la più difficile al mondo è tradurre l'italiano. E allora, queste lunghe quotes che do tutto, ho detto che vengo dall'America, ho studiato in Inghilterra, non mi identifico a nessuna scuola in particolare, che ne so, non un metodo che è associato a un paese. Poi in realtà i metodi cambiano a seconda delle domande. È vero che l'Italia è più filologica, ma dire che tutta l'Italia è filologica è anche questo, non è vero. C'è anche gente super... In America io non sono October, non sono... Io sono un po' sola, a dire la verità. Insomma,
suo marito che ha scritto un libro che si chiama Anachronic Renaissance, che si chiama Christopher Wood, dunque c'è un po' di pillow talk, come si chiama, no? Si parla sui cuscini. Ma no, quello che c'è un po', che ho sempre avuto, è questa cosa, per esempio nel primo libro, c'era questa cosa di mostrare dell'arte d'avanguardia francese, e dice no, questo non è avanguardia, è retroguardia. La retroguardia, che dunque di sempre volere scambiare le parti, un po' c'ho questa cosa qua. Ma no, non credo che un metodo, ma non penso. Ma poi c'è stata microstoria fatta benissimo anche in America. Non so che cosa sta dicendo qui Ginsburg. Perché? Perché dice così? Perché adesso è tutto incazzato, ma non lo era prima. Ma... perché lui critica la storiografia che... Ma scusa, ma l'altra grande della microstoria insegnava a Princeton, come si chiama? No. Tutti ebrei, questo è vero, ma... questo noi vabbè, permesso. Non lo so, no, non credo fare parte. È vero che non è molto italiano, ma non è neanche tanto americano. Poi ho studiato in Inghilterra. No, è così. Non lo so. Guarda, adesso vedremo quando ci saranno le recensioni di questo libro cosa la gente vede in questo. C'è un po', assomiglia un po' al lavoro fatto dalle tre persone che hanno scritto i piccoli blurbs. C'è qualcuno, si chiama Spiros Papapetros, per esempio, che insegna a Princeton e lavora molto in un modo warburgiano. E lui dice sempre, tutta la gente scrive su Warburg, ma nessuno prova a fare Warburg. E questo mi è uscito così, naturalmente. Come non, è vero, c'è un po' un lato così, è venuto così. Senza una scuola di... Dai, gli studenti... E non è una risposta molto, lo so, non sono brava a rispondere alle domande, ma non so cosa dire. So che ho poco secondary sources e ho pochi modelli. C'è Patricia Falguière, che mi interessa in Francia, che lavora sul Rinascimento, c'è Spiros, c'è sì, un po' di gente così. Ma nel mio secondo libro era tutta un'altra storia. Io penso che ogni cosa che uno scrive... È vero che uno ha tirato a certe cose, ma il modello viene un po' dall'opera. Anche se è vero che hai ragione che quando tu hai preso questa cosa di Zanchun, tu c'era già questa Maison Adin. Adesso ecco, Maison Adin, ho chiuso con Maison Adin perché l'ho usata, anche perché questo era un testo chiesto per una mostra e non c'è niente di peggio che quando si fanno le mostre e vi chiedono dei testi, non si ha niente di nuovo da dire. Io avevo già completamente chiuso con questa cosa qua del murale. Ho detto, che cosa faccio? Allora ho preso un po' di Maison Adin e l'ho messa, si fanno queste cucine. Ma così. Questo si parla del metodo. Sì. È più il tuo metodo. Altra domanda o commenti? Dai, uno studente, uno. Non siete timidi. Non state, no. Sai, in America sono tremendi, vengono. Dai. Prego, prego. No, intanto grazie per lo scenario perché non rimane più tempo, purtroppo. Leggeremo con curiosità e anche guarderemo, credo, la registrazione perché vedo tante cose. E saranno sicuramente da riguardare. E... spero essere tradotta in italiano. Questo libro è stato un po' scritto per gli italiani, devo dire. Certo, sì. Certo. No, volevo dirti questa, che ovviamente già avete fatto riferimento a quest'idea della persistenza delle forme, del metodo, di Varno, e nel tuo caso diventa una specie di persistenza dell'immaginario, no? Di un bagaglio culturale, anche del rimosso, quelli che non c'è la psicanalisi, ma in realtà c'è, una specie di seduta psichiatrica degli anni 60 nei confronti della tradizione, soprattutto del trauma fascista. Però ti chiedevo questo, mi pare di capire, almeno da quello che hai presentato, che forse più che nelle opere, quest'idea di una dimensione comune dell'immaginario che torna e si concentra su certi temi, su certi gesti, su certe forme, è nella narrazione dell'arte di quegli anni, quindi tramite o i cataloghi, quindi i designer, i grafici, i curatori e i fotografi o gli artisti che hanno documentato quell'arte. E però anche questo mi sembra, diciamo, confermare la tua ipotesi, l'idea che fai, perché a
sua volta è già una forma di storicizzazione e di memoria, anche se in tempo reale, di qualche cosa. Assolutamente, che però, assolutamente. Sì, la domanda riguarda assolutamente la documentazione indiretta di questo periodo storico, quindi le questioni legate alla mediazione, no? Ma come tu dici, la memorializzazione in tempo reale, e questo è molto bello, perché scrive, lui diceva Bonito Oliva, e c'è una scrittura espositiva. Mi piace l'idea di una mostra, per esempio, che racconta una storia. Nessuno mai non si poteva dire che una mostra racconta una storia, perché narrativa è tabù per la modernità. Trini diceva, insomma, cito tutta questa gente, perché c'è Ashbery, che lui non riporta niente. Dobbiamo andare, Ashbery, un poeta che scrive sul pistoletto e prende queste cose e va così, non ne riporta niente e scrive una storia. Sozzas, anche lui, di colpo non si capisce perché questo designer scrive tutte queste cose così, ma i critici come Trini, così, loro erano contro questo tipo di scrittura, dicono no, queste opere qui non vanno raccontate. Dunque c'è un po' un conflitto anche qui tra i due, ma però quello che lei, che tu dici, è esattamente questa memorializzazione immediata quasi. E come sapete gli italiani sono bravissimi in questo, perché sono super lucidi. C'è un manco di lucidità e una lucidità assoluta in Italia, i due. E poi c'è questa scrittura bellissima, io ho avuto molto piacere leggere, e anche in Domus, perché cos'è Domus? Tutto design, e poi c'erano queste piccole fasce così sull'arte, in bianco e nero, era tutto reversed. Allora, tutto il presente era il design, e le opere d'arte solo in bianco e nero, e dunque creavano questa cosa del tempo. Di colpo si guarda, il Domus è essenziale. Mio marito le ride sempre, dice basta, che stai lì sempre a sfogliettare Domus, che così, anche questa è storia dell'arte, che vergogna. E dice no, invece Domus è una cronica totale di quello che succedeva, e entra nel fascismo, esce dal fascismo, perché Gio Ponti è un diavolo. Gio Ponti ha avuto la vita la più bella del secolo, ha avuto tutto quello che voleva, entrava, usciva dai regimi. Però c'è questa memorializzazione e questa consapevolezza che è molto bella, e questo, ecco, solo per rispondere, dunque, penso che questo si poteva fare forse il meglio, non so solo, ma con l'arte italiana, che è un piacere ma anche un po' un cliché. Bene. La cosa bella è che lui si occupa di arte americana e io mi occupo di arte italiana, capito? Ed è questo, quando ho letto, ma come lui sa tutte queste cose sull'America, io non so assolutamente. Vi do appuntamento la prossima settimana, la voglio appunto incontro come si fa? Di Santa Cristina, che verterà sull'arte contemporanea, coordinato dal professor Roberto Pinto. Il nostro ospite sarà Andrea Viviani, di recente nominato direttore del Museo delle Civiltà di Roma. Grazie. Ancora grazie a tutti. Grazie. Domani, come ho detto, io penso che c'è la contemporanea, si ritrova a fare Civiltà di Roma.